Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Benvenute e benvenuti a Trame Culturali da Andrea Nanni, al microfono per questa puntata di dicembre, l'ultima dell'anno della rubrica che Rete Toscana Classica dedica ogni primo mercoledì del mese ai progetti, gli appuntamenti col mondo della cultura nella città di Prato. Oggi abbiamo ospite Simone Mangani, che è assessore alla cultura uscente del Comune di Prato. Bentornato Simone. Grazie, buongiorno, bentrovati. Grazie a te, siamo collegati telefonicamente. E io ti ho presentato come assessore alla cultura, però in realtà le tue deleghe sono molto ampie. Faccio un brevissimo elenco: politiche culturali, biblioteca, sistemi di pubblica lettura, sistema museale, museo civico, archivio fotografico toscano, politica dello spettacolo, rapporti con tutte le istituzioni culturali partecipate o collegate all'amministrazione comunale. Scuola Verdi e rapporti con le istituzioni musicali cittadine, camerata strumentale, altri enti e organizzazioni culturali, educazione permanente agli adulti, partecipazione, politiche giovanili e servizio civile. Ho dimenticato qualcosa? Immigrazione e cittadinanza c'era tra nell'elenco, perché mi sono perso mentre stavo ascoltando. No, non c'era. In realtà penso che quella sia la definizione vecchia, perché partecipazione io non ce l'ho più dal 2019, però ho immigrazione e cittadinanza e i centri civici, che sono un altro elemento del nostro territorio estremamente importante. Bene. Comunque si è capito, è abbastanza articolata. Si è capito che hai avuto molto da fare in questi 10 anni, penso. E appunto sei alla fine del secondo mandato, a primavera si vota, quindi è tempo di bilanci. Ora, la prima cosa che mi viene in mente, ripensando a questi 10 anni come un segno particolarmente importante, è la riapertura del centro Pecci. La riapertura del centro Pecci e anche poi l'arricchimento dello stesso centro dal punto di vista patrimoniale e infrastrutturale. Quando siamo arrivati nel 2014 non era possibile individuare una data di apertura, poi abbiamo avuto la possibilità di fare un accordo di programma sulla programmazione europea, quindi sul Port Fesr 2014-2020, e tramite un accordo di programma il Comune di Prato è stato capofila con Regione Toscana, dentro c'era anche il Comune di Pistoia per Palazzo Fabroni, e poi dentro c'era anche la Fondazione Marino Marini San Pancrazio di Firenze. Abbiamo ottenuto alcuni milioni di euro grazie a una capacità progettuale di Rete e siamo riusciti ad aprire il 16 ottobre, abbiamo riuscito ad aprire il PECI il 16 ottobre del 2016, e poi su questo ci sono innestate delle progettazioni ulteriori, alcune addirittura in conclusione in questi giorni, con un playground nuovo nell'area che divide il Gamberini, l'edificio Gamberini da quello di Maurice Nio, con il PNRR che andrà a investire sul Pecci a sua volta, sui depositi e sull'anfiteatro, e con un arricchimento patrimoniale indubbio, perché tutto l'archivio di quella straordinaria donna studiosa che era Lara Vinca Masini è arrivato finalmente al centro Pecci come della sua donazione in vita. Tra l'altro è in mostra in questo momento una parte dell'archivio nell'ala grande di Maurice Nio dentro il centro Pecci, certo. Ed è il patrimonio che caratterizza poi alla fine la missione del centro. Quello è stato senz'altro anche per il momento, per tutta la parte che ha preceduto l'apertura, anche di architettura istituzionale, che poi vuol dire però relazioni. Noi abbiamo mentre facevamo l'accordo di programma, che ho detto, abbiamo istituito una fondazione per gestire il Pecci, la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, che ha raccolto il testimone della storica associazione Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, che è tuttora viva e vegeta come associazione, che è una dei due soci assieme al Comune di Prato della fondazione. Nel frattempo abbiamo concluso nel 2015-16 sempre l'annosa questione della proprietà delle opere della collezione del centro, tutte le opere della collezione acquisite
dalla fino al 31 dicembre 2004, dalla sua apertura, ed oggi le opere sono definitivamente pubbliche, anche se in coabitazione, sono per 8 tredicesimi, se ricordo bene, di proprietà del Comune di Prato, per 5 tredicesimi dell'associazione. Sono cose che non rimangono poi nella testa, evidentemente, delle persone, è normale che sia così, è comprensibile sia così, ma che rendono, come dire, stabile una istituzione, che è quello che abbiamo provato poi a fare nel corso del tempo. Mettere a sistema, come si dice, no? Che è la cosa più difficile, soprattutto nel nostro paese. Esattamente, di questo si tratta, mettere a sistema non una volta e per tutte, perché poi i sistemi ovviamente cambiano, certo, hanno una vocazione più che un'identità in senso stretto, ed è questo tipo di lavoro che è quello che lascia poi segni più duratori. Potrei dire che abbiamo fatto la didattica, questo l'ho già detto forse ai vostri microfoni, grazie all'incrocio con l'assessorato all'immigrazione, l'assessorato alla cultura e il PECI, la didattica museale pensata anche per le persone che non hanno l'italiano come prima lingua, che però vivono e lavorano e studiano soprattutto nelle nostre scuole, a proposito di ottica sistemica per l'appunto. Esatto. Bene, oltre a questo appunto intervento importantissimo, perché ricordiamolo, poi il Centro Pecci non è semplicemente una realtà pratese, ma come veniva fuori anche da quello che tu dicevi prima sull'ottica di sistema da cui è nato tutto questo progetto, è la realtà toscana, quindi regionale, per l'arte contemporanea. A parte questo, però, ci sono diciamo altri due interventi che riguardano due biblioteche, giusto? Sì, finisco sul Pecci, volevo dire una cosa, sì. Lo dico perché la vocazione di riferimento alla regione toscana, nel senso sia istituzionale ma anche di territorio, evidentemente, è fondamentale. Nella prima mostra del Pecci, nel 1988, in Europa Oggi, c'era Anish Kapoor, che ora è in collezione ed esposto al Centro Pecci, nella collezione finalmente esposta, andate a vedere, Centrica, che è il nome della collezione per l'appunto, esposto al Centro Pecci. Kapoor, che oggi a distanza di 35 anni è in mostra in Pompa Magna a Palazzo Strozzi. Quella funzione di ricerca è la funzione che è fondamentale per la parte pubblica che governa il sistema, che prova a governare il sistema dell'arte contemporanea in Toscana, del quale il Pecci è il centro. Delle biblioteche invece, mi fa piacere dire, se era questo riferimento, che una grande sala studio, una grande anche biblioteca, perché tutti i servizi della biblioteca Lazzarini sono accessibili in ogni articolazione territoriale, quindi sia alla Peppino Impastato, che poi alla vecchia Biblioteca Nord, sia alla biblioteca che sarà intitolata David Sassori a Galciana, sia alla biblioteca dentro Prisma Lab al Marrolotto Zero, che è quella che abbiamo inaugurato adesso il 26 di ottobre, è possibile accedere ad ogni singolo servizio della Biblioteca Lazzarini, come se fossimo dentro la Campolmi. Dal 22 dicembre sarà inaugurata invece un'altra biblioteca di quartiere, come sono le altre che ho citato, intitolata da Antonio Bruni, che è poi l'inventore della biblioteca dello scaffale circolante, che è anche la denominazione della scuola che la ospiterà, in una funzione promiscua tra scuola e territorio a Casale. È un lavoro che va avanti da 8 anni e mezzo e siamo arrivati finalmente in fondo. La zona sud della città, tra l'altro anche diciamo colpita in buona parte recentemente da avvenimenti non certamente meno che drammatici, certo, avrà una biblioteca a servizio della comunità, aperta con tutti i servizi della Biblioteca Lazzarini. Bene, quindi, come dire, un lavoro proprio capillare di costruzione anche qui di una rete di biblioteche che poi fa capo alla Lazzarini, ma che si ramifica sul territorio in maniera, appunto, come dicevo, capillare. Senti, con te è nato anche una cosa che, come dire, riguarda direttamente Rete Toscana Classica, cioè il Palazzo della Musica. È nato il Palazzo della Musica, in realtà il Palazzo della Musica c'era già, aspettava di essere, come dire, riconosciuto e anche da un certo punto di vista identificato, perché Palazzo Martini è a Prato da tanto tempo quel Palazzo della Musica che poi abbiamo costituito tutti assieme da 7 anni, però quando nel 2014
Abbiamo assunto questa responsabilità di governo nella sindacatura di Matteo Biffoni, era la sede della Scuola di Musica Verdi, ma tutto il resto era disperso in qualche modo, perché Rete Toscana Classica, ma i nostri ascoltatori e voi in particolare sapete bene, era storicamente, ormai da tanto tempo, al centro PC. Che però era in via di ristrutturazione per quella riapertura che sarebbe accaduta poi il 16 ottobre 2016, mentre la camerata strumentale era al Palazzo dell'Industria in via Valentini in memoria dell'atto promotore, diciamo, della camerata stessa, che venne poi anche dagli ambienti dell'industriale, che si sono poi in parte disimpegnati da quella scelta. Per noi fu naturale pensare di mettere sotto lo stesso tetto le istituzioni musicali pubbliche o comunque a partecipazione pubblica che si occupavano della formazione, della diffusione di una cultura musicale alta, ma al tempo stesso anche popolare. Allora ristrutturare un'ala di Palazzo Martini per consentire l'arrivo di Rete Toscana Classica e destinare una parte, tra l'altro come è normale che sia, in modo promiscuo alla scuola di musica e all'orchestra, la camerata strumentale, è stato altrettanto naturale. Anche perché nel frattempo la città ha visto crescere, ci sono 11 istituti comprensivi a indirizzo musicale, c'è un liceo musicale, c'è già una forma di collaborazione strutturata e poi trova delle manifestazioni anche quasi epifaniche, perché The Song of the Dead era stato questo, cioè è stato mettere insieme il sistema musicale, della formazione, dell'educazione, anche all'ascolto, alla cultura musicale, attraverso un'opera pensata, commissionata e realizzata e messa in scena in coproduzione con la Fondazione Teatro Metastasio a proposito di sistema culturale, che è un'espressione alla quale non sono troppo, troppo affezionato, perché sembra che sia un po' dirigista nella sua interpretazione più immediata. E così come c'era stato nel 2016, se ricordo bene, l'altra coproduzione strutturata nello stesso modo. Quindi c'è un contesto Marco che Emanuele. trova il suo epicentro all'interno del Palazzo Martini, del Palazzo della Musica. Sarebbe, visto che c'è tutta questa collaborazione già nelle cose, e ci sono gli accordi bilaterali, trilaterali, che poi danno forma a quello che si fa dal punto di vista lavorativo e professionale e di progettualità, forse è il caso anche di metterlo nero su bianco in un accordo che dia conto di quello che già c'è, non che debba imporre una visione che altrimenti sarebbe abbastanza sterile. Certo, e sottolineo che quello che tu dicevi appunto sul far rete, in questo caso trova, il suo collante non solo nel fatto che queste tre istituzioni si occupano tutte di musica, ma in una vocazione condivisa, come appunto tu stesso prima hai detto, per un lavoro di mediazione culturale che è così importante. E quindi, insomma, questo palazzo, è importante non solo per gli amanti della musica classica, credo, ma Ma certo che no, certo che no. molto più in generale, esatto. Tu parlavi giustamente anche del rapporto con il Teatro Metastasio, insomma, è una cosa che veramente è andata a toccare la cittadinanza in tanti suoi aspetti. Bene, e visto che parliamo di musica, oggi i due brani che ascolteremo in trasmissione, li hai scelti tu. E il primo che ascoltiamo è il primo movimento da un concerto di Vivaldi, il concerto numero 2 in mi minore RV 279, conosciuto come La Stravaganza. Come mai hai scelto questo concerto? Ma perché, a parte la bellezza struggente, ma anche molto, in realtà, non consolatoria, ma mi sembra sia vivace, no? In senso, letterale e anche etimologico. E poi c'è questo, il nome con il quale è conosciuto è meraviglioso, il nome della stravaganza, merita soltanto per quello, non fosse altro che Vivaldi, quindi meriterebbe per ben altro, ma è un'intitolazione ormai storicizzata da tantissimo tempo, che a me sinceramente mi commuove, perché associare la stravaganza, per l'appunto, e non lo si può mettere dentro quello che vuole, dentro questa definizione, ad un brano simile, per me è una
è un conflitto del tutto positivo, mi piace questa cosa, molto. Bene, allora noi della Stravaganza di Antonio Vivaldi ascoltiamo appunto il primo movimento, l'Allegro, lo ascoltiamo nell'esecuzione della Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood con Monica Haggett al violino. Thank you.
Abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto numero 2 in mi minore RV279 di Antonio Vivaldi, detto La Stravaganza, era l'Allegro, e siamo di nuovo in studio. Queste Trame Culturali, io sono Andrea Nanni e al telefono c'è Simone Mangani, assessore alla cultura uscente del Comune di Prato, con cui stiamo facendo un bilancio appunto dei suoi 10 anni da assessore. Abbiamo parlato di grandi interventi che hanno riguardato e stanno riguardando ancora il sistema museale, quindi il PECI, il sistema delle biblioteche, il Palazzo della Musica, ma ovviamente in questi 10 anni sono tanti gli interventi che tu hai seguito in qualche modo, e quindi ti chiederei di raccontarci quali, anche tra i più piccoli, ricordi magari con particolare piacere. Ma due, diciamo, uno è un intervento, l'altro è più una forma di una scelta politica in qualche modo, al di là di connotazioni di carattere amministrativo, cioè al di là del fatto che questa scelta si sia poi sostanziata in atti specifici, anche se l'ha fatto nel corso del tempo o meno. Dentro Officina Giovani ci sono ormai da tempo, da 4 anni, delle residenze creative, cioè sia d'artista che di progettazione territoriale, e sono frutto di una scelta precisa, è stata quella di fare un avviso pubblico con la quale destinare degli spazi in modo gratuito a soggetti che poi hanno stipulato un patto di collaborazione sulla scorta del regolamento di gestione condivisa dei beni comuni. Abbiamo dato una lettura immateriale del bene condiviso in questo caso, ma una lettura ovviamente era implicita nel regolamento stesso. E dentro ci sono Metro Popolare, che è un soggetto che nel corso del tempo è riuscito ad accedere al Fondo Unico per lo Spettacolo, partendo invece da una posizione di totale, diciamo, indipendenza. Cioè, ci sono Factory Tac e Factory Lab, che sono soggetti, anche questi si occupano di teatro e di cinema, non a Prato ma a Lucca, quest'ultima funzione, ma hanno stanza a Prato. C'è CUT, che fa il circuito urbano temporaneo, all'interno del quale ci sono altri due soggetti collettivi, uno Mask, giovanissime donne, tutte under 25, under 27, che fanno progettazione, invece utilizzano l'arte come strumento di conoscenza del territorio in senso stretto, cioè i quartieri della città. Estuario, che è un collettivo fatto da persone uscite o ancora in studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Quindi un quadro abbastanza composito, che poi restituisce la propria residenza dentro un'officina, sia con attività durante l'anno di formazione solitamente, sia con 2 o 3 giorni finali a giugno, durante i quali viene fatto vedere quello che è il risultato degli altri 360 giorni di lavoro. Questa modalità poi è legata all'altro aspetto di cui volevo parlare, cioè il fatto di non avere in testa l'idea di voler imporre una lettura delle cose, ma quello di facilitare che i professionisti o coloro che stanno transitando al professionismo, in senso tecnico intendo, cioè chi riesce a campare, detto bene, di una professione affine al mondo culturale, e di dargli strumenti per poter dare prova di sé, di loro stessi. Abbiamo fatto nel 2015 con .con, abbiamo messo insieme tutti i soggetti attorno alla riapertura del PECI al 2016, che si occupavano di arte contemporanea. Abbiamo fatto una rete in cui manifestavamo quello che già c'era. Nel 2017 abbiamo partecipato a un bando tutti assieme, abbiamo vinto 100.000 euro in un finanziamento nazionale. Questa lettura del contesto, io la cosa più grande, accendo l'ufficio del quale vi sto parlando, è la mappa della città. C'è una mappa grandissima, sarà 3 metri per 2 probabilmente, appesa su una parete accanto a un ficus bellissimo, ma questo è un dettaglio di colore, è altrettanto grande, perché vedere come è fatta la città, e noi siamo una città del tutto policentrica, cioè in realtà le nostre periferie non sono periferie nel senso stretto, ma sono saldature tra centri storici preesistenti,
annida dentro di sé una serie di elementi che sono che devono essere aiutati, sorretti in qualche modo, senza bisogno di voler dire cosa debbano fare. Anche ora recentemente sono nati due spazi, uno sono già stato, un altro no, che si chiama Tappa 01, in pieno centro storico, in un posto che sfido chiunque a conoscere, perché si chiama Vicolo 27 agosto. 27 agosto è l'anno del 15, il giorno del 1512 nel quale c'è stato il sacco di Prato, e non è l'anniversario del test nucleare dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tutti sanno che c'è una numerazione interna di via San Fabiano di fronte al Cinema Borsi, altro luogo di rigenerazione recente, perché sul Cinema Borsi e Cinema Teatro c'è un lavoro in corso estremamente importante. Quel vicoletto in fondo nasconde un luogo che si è aperto da poco, dove ho potuto partecipare a un incontro pubblico la scorsa settimana, nel quale c'era la prima dottorata di ricerca della Normale in linguistica, di nazionalità, proveniente dal continente africano, che ora insegna a Parma, è burkinabè, se ricordo bene la nazionalità, il tutto in un contesto perfettamente preciso. C'è un piccolo capannone artigiano che negli anni 60 e 70 senz'altro sentito il rumore del battere dei telai. C'è un altro spazio aperto recentemente in via dei Palli, non ci sono ancora andato, si chiama WePause, dove ci sarà una mostra fotografica nei prossimi giorni. Già venerdì scorso c'è stata una prima jam session jazz, cioè accadono queste cose qui. Queste cose qui vanno in qualche modo prima di tutto identificate, riconosciute, cioè sapere che ci sono, e poi non li si può imporre cosa fare, c'è da capire cosa fare assieme, molto semplicemente e banalmente, questa è la faccenda. Bene, l'ascolto del territorio quindi direi è un tratto distintivo appunto che ritroviamo anche nel progetto che riguarda l'area del Fabbricone, e da cui magari possiamo partire per cercare di tracciare un quadro, insomma, appunto della situazione che lasci in qualche modo, quali sono le cose su cui c'è ancora da lavorare secondo te? Ma il progetto del Fabbricone è esattamente la stessa linea di finanziamento europeo che ci ha consentito di aprire degli spazi pubblici all'interno del Marolotto Zero nel passato e nel presente mandato amministrativo, quindi sia il playground di Via Giordano, sia Prisma Lab aperto il 23 di ottobre, sia il mercato coperto che sta cambiando pelle in queste settimane, in questi mesi, sono frutto della programmazione europea transitata dalla Regione Toscana. La stessa programmazione europea dei progetti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del FESR, l'abbiamo intercettata partecipando a un mando pubblico di Regione Toscana ormai quasi due anni fa, un anno e mezzo fa, e partecipando con l'area del Fabbricone, con l'assessore Barberis, con l'assessorato urbanistico, l'assessorato cultura e Fondazione Teatro Metastasio, assieme abbiamo fatto il progetto e ci abbiamo lavorato non all'imminenza del bando, ma ci avevamo lavorato per mesi e mesi durante il lockdown del 2020, aspettando, nell'ignoranza che fosse avvenuto, sarebbe avvenuto un avviso pubblico al quale poter partecipare, dicendo tra di noi: l'area del Fabbricone ha 50 anni e aspetta una destinazione pubblica di compiere un percorso, dobbiamo farci trovare pronti nel momento in cui questo possa accadere. Quelle riunioni in lockdown sono state tantissime, ci hanno portato prima a un progetto d'area dal valore 25-27 milioni di euro, se ricordo bene, dopodiché a poter frazionare quel progetto nel momento in cui c'è stato l'avviso pubblico utile da parte della Regione Toscana. Siamo arrivati secondi in Toscana, abbiamo ottenuto 8 milioni di euro di finanziamento, 2 milioni di euro di cofinanziamento del Comune di Prato e finalmente Fabbricone, Fabbrichino, il giardino intercluso tra Fabbricone e Fabbrichino, tutta l'area a sud, a sud dei teatri intendo, quindi a nord del centro storico, tra il piazza del Mercato Nuovo, sul quale c'è una riprogettazione in corso, e Fabbricone e Fabbrichino, diventerà di proprietà pubblica, con una parte a verde, un giardino parco molto, molto importante, una fruizione diversa e un ingresso all'area dei teatri che sarà sostanzialmente ribaltato. Questo non vuol dire che dentro teatri si invertiranno i palchi, vuol dire che si arriverà ai teatri in un modo diverso, con un legame con Reversibility, il progetto sul fiume,
con una mobilità dolce, perché si potrà andare dal centro storico in modo protetto, a piedi, al Fabbricone e Fabbrichino, immaginando che questo vuole dire ridisegnare in parte anche la funzione dei teatri, no? Che già oggi non sono più soltanto un luogo di performance o di stagione, ma sono un luogo di pensiero, di progettazione, ma anche di incontro. Pochi giorni fa era lunedì 4 dicembre, c'è stata una bellissima assemblea al Cicognini Rodari alle 3 del pomeriggio con tutti gli studenti e le studentesse attorno all'incertezza del futuro con gli studenti. Con gli studenti organizzata dalla School of Met, cioè la scuola del metastagio. Quindi il teatro come elemento cardine per delle politiche pubbliche. Questa è l'eredità che viene lasciata attraverso l'esproprio di Fabbricone, Fabbrichino, Giardino del Fabbricone, lungo tra l'altro il Gorone, a sua volta è un altro pezzo di storia della città, perché è quello che dal Cavalciotto portava sostanzialmente l'acqua del Bisenzio fino a tutte le aziende del nostro distretto, quando ancora erano dentro le aree non industriali, perché le aree industriali non erano state disegnate dai piani regolatori, in una relazione nuova con la città, e congiungendosi idealmente tra l'altro agli altri teatri, perché a quel punto da Piazza dell'Università a piedi si arriva al Politeama in 5 minuti, al certo. Metastasio per l'appunto in 7, e poi volendo si attraversa il ponte si va a Magnolfi in altri 4 minuti. Questo è un po' l'idea che ci ha mosso, da un'eredità, finisce il percorso partecipativo, è finito il 7 dicembre, finisce il 7, quindi finisce dopo domani. Che ha dato una connotazione particolare a tutto questo percorso. Ora, finito il percorso partecipativo, dobbiamo passare alla progettazione stretta. Bene, allora Simone, noi siamo arrivati alla fine. Prima di salutarci, però, ascoltiamo il secondo brano che hai scelto, che è un brano invece di una cantautrice britannica, PJ Harvey, tratto dal suo ultimo album che è uscito quest'anno. Il brano che hai scelto si intitola A Child Question August. Come mai questa scelta? Ma per due motivi sostanzialmente. Primo, perché penso sia una delle artiste più carismatiche sulla faccia della terra. Pop, ma non solo pop in realtà. Secondo, perché è uno dei concerti più belli della mia vita, almeno tra quelli che ho visto fino ad oggi, anche se è un concerto risalente, ma conservo un ricordo straordinario, non vedo l'ora di poterla rivedere dal vivo. E questo disco è così, alla fine, intimista, semplice, è apparentemente iperimmediato, secondo me è veramente struggente, bellezza clamorosa. Sono assolutamente d'accordo con te, e quindi speriamo che anche i nostri ascoltatori siano d'accordo con noi. Ho detto disco, però, quindi ho tradito la mia, diciamo, la mia età sostanzialmente, ma va bene, non è un problema. Ma no, il vinile è tornato di gran moda, quindi... Io so, questo sì. Bene, ci ascoltiamo e Child Question August di PJ Harvey. Across the
Abbiamo ascoltato A Child Question August di PJ Harvey e così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Trame Culturali. Io ringrazio Simone Mangani, assessore alla cultura uscente del Comune di Prato, a cui faccio gli auguri per le prossime feste e non solo. Grazie a voi, grazie anche per gli auguri, evidentemente. Bene, io ricordo a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che questa puntata di Trame Culturali sarà trasmessa in replica venerdì 8 dicembre alle 18:40 e che da sabato 9 sarà disponibile in streaming e adesso anche in podcast dal nostro sito. Trame Culturali torna mercoledì 3 gennaio per la prima puntata del nuovo anno. Ringrazio Valentina Marchi dall'altra parte del vetro e ovviamente auguri da parte di tutti noi che vi lasciamo come sempre in compagnia della musica di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.